Questione di numeri e pure di cabala, il Breno per battere il tabù dei derby bresciani che vuole quest'anno. La squadra vincente all'andata sempre sconfitta al ritorno, il Franciacorta invece per aggrapparsi anche a questa scaramanzia e dare continuità all'Interregno Bruni. In mezzo, in palio, l'unica cifra che conta davvero, i tre punti con il 4-3-1-2, quindi si torna, diciamo così, all'antico, si torna al modulo che tanto bene ha portato a livello di risultati, di punti, a Mario Tacchinardi, grazie proprio al recupero di San Pietro. In porta c'è Tota, in difesa terzino destro è Sorteni, i due centrali Carminati, proprio perché manca Tagliani e Brancato, a sinistra Angiur, in mediana San Pietro è il regista centrale, ai suoi lati Mondini e Melchiori, poi Goglino che giocherà da trequartista con Triglia e Pelamatti in avanti. Questa è la formazione dunque e lo schieramento tattico del Breno. Non è un giocatore offensivo come l'Orchi Panizze, ma molto molto imparentato Pelamatti, che prova a superare, ci riesce ed è un grandissimo gol di Pelamatti. All'ottavo minuto il Breno passa in vantaggio. Numero di Pelamatti, palla a destra, sorpasso a sinistra e poi davanti al portiere. Il diagonale che non perdona sull'uscita di Pilotti, settimo minuto, il Breno passa in vantaggio, un lampo nel nulla, Pelamatti, un gran numero qui in velocità, è riuscito a superare Triglia, Triglia prova la conclusione, la palla fuori, ha ignorato l'inserimento a sinistra di Melchiori, ma insomma vediamo se può arrivare un'occasione pericolosa, sceglie di andare dietro a Goglino che da lì può anche calciare, ci prova e impegna Pilotti sul secondo palo. Ancora il Breno con Goglino, vediamo se serve Melchiori, preferisce andare da solo, lo sparo di Goglino, la parata di Pilotti. E rinvio in avanti per Melchiori, Melchiori che potrebbe vincere ora il duello con Fioretto, indietro per Goglino, da lì può sparare il palo! Clamorosa occasione per il Breno, Goglino a colpo sicuro, stavolta era battuto il portiere, palo pieno, poi Brancato insiste, ma ci riescono bene Mozzani e Giosino, poi protezione perché Melchiori centra davanti per Triglia che da lì può sparare il tiro centrale. Vediamo se Franciacorta riesce a rimettere in piedi questa partita, Piccinni e poi la palla che sfugge via a Bertazzoli, poi ancora il colpo di testa, questa è una grossa occasione, questa cosa non fa più notizia, attenzione perché qui Goglino può servire l'Orchi Panizze, vediamo se rientra con il destro dal limite, la palla ancora per Goglino, Goglino che si aggiusta la palla, poi conclude centrale, questa era una buona occasione, situazione di 3 contro 4, l'attaccante che lo pressava e poi a far ripartire il Breno che adesso può ragionare, Mondini accompagna l'azione, lo fa anche l'Orchi Panizze sempre sulla destra, Mondini preferisce dare in mezzo per Triglia di testa, grande azione questa, tuffo a volo d'angelo di Triglia e se l'ha ritrovata lì Pilotti, e su questo lato di sinistra Fanti, Fanti che rientra sul destro, la palla in mezzo, attenzione perché da lì può concludere, lo fa. Adesso siamo a 49:25, è scaduto da 30 secondi il tempo di recupero segnalato dall'arbitro, vediamo se questo rinvio porterà alla fine della partita. No, l'arbitro è intenzionato a far giocare ancora, va comunque in pressione Triglia in maniera Tanghetti, in maniera molto astuta, c'è il fischio finale, Breno batte Franciacorta 1-0 e l'esultanza è quella che si fa per le occasioni speciali. Ma intanto la festa è tutta del Breno, che dunque vince il derby, fa un passo forse decisivo per la salvezza, sale a 41.